Incidente questa sera, lunedì 22 gennaio, intorno alle 22, in frazione Tellaria Pratiglione. Un 75enne di Pratiglione ha perso il controllo della Fiat Panda 4x4 che stava guidando, la quale è precipitata giù dalla scarpata, compiendo un volo di poco più di un centinaio di metri in mezzo alla boscaglia. Fortunatamente, il sindaco di Pratiglione, Alessandro Giacomo Gaudio, insieme ad altre persone, stava transitando in auto e, vedendo la scena, ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e Ivrea, la Croce Rossa di Castellamonte, la Croce Bianca del Canavese, i carabinieri e la Protezione Civile. All'arrivo dei soccorsi l'uomo stava già risalendo da solo, gli mancavano pochi metri per arrivare sulla strada. Aiutato dai vigili del fuoco è stato subito affidato alle cure dei sanitari, che dopo averlo stabilizzato lo hanno portato a Rivarolo, dove sulla pista di atterraggio in notturna è arrivato l'elisoccorso del 118, che l'ha caricato e trasportato all'ospedale CTO. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.